Gentili amici del TG Plus Cultura, ben ritrovati. Abbiamo l'onore e il piacere di avere ospite con noi Ennio Bianco, curatore e critico di Digital Art e AI Art. Buongiorno. Buongiorno a voi. Senta Ennio, io entrerei subito in medias res parlando del laboratorio Conosci te stesso, intelligenza artificiale e il futuro dell'identità umana, che lei curerà a partire da domani 17 febbraio nell'ambito del Mythos Festival. Ci dica tutto. È una bella sfida. Una carissima amica, autrice teatrale e regista Giovanna Cordova, che dirige appunto È l'Accademia di stata Conosci. nostra ospite in diverse occasioni, anche recentemente. Veramente una persona preziosa per la cultura trevigiana e non solo. Mi ha coinvolto in questo laboratorio che parte appunto da una frase che era iscritta nel Tempio di Apollo a Delfi, ma sostanzialmente si tratta di mettere in scena attraverso due o tre momenti laboratoriali, si tratta di mettere in scena un lavoro che permetta ai giovani di ragionare su che cosa sta succedendo con l'avvento pervasivo dell'intelligenza artificiale. E qui possiamo appunto parlare di questo laboratorio scandito da tre incontri pomeridiani, da lei curati e ospitati dallo Spazio 11 di Mogliano Veneto, che porteranno poi proprio all'elaborazione di una scrittura drammaturgica. Sì, la sfida è sostanzialmente posta da una domanda che potrebbe essere questa: ma il teatro classico, quello che sostanzialmente ha plasmato la cultura occidentale, può ancora essere, come dire, fonte di ispirazione nell'epoca dell'intelligenza artificiale? Evidentemente sia Giovanna che io riteniamo che il teatro classico possa così fungere da piattaforma, una piattaforma dinamica per affrontare le domande che sono domande molto toste, insomma, e poi anche le sfide poste dalla pervasività dell'intelligenza artificiale. In questo modo si invita il pubblico a affrontare la complessità del dibattito che c'è intorno all'intelligenza artificiale, insomma, attraverso la lente di storie che, come dire, sono senza tempo, sono esperienze umane, durature, le puoi rileggere in chiave contemporanea, inserendo appunto questi elementi legati all'intelligenza artificiale. Pensiamo per esempio alla capacità dell'intelligenza artificiale di produrre delle decisioni velocissime, per la capacità di mettere in comunicazione la perdita dei confini fra reale e virtuale. Insomma, ci sono diversi aspetti che meritano un approfondimento che attraverso questo dialogo fra i giovani e il Socrates, immagino che sarà un avatar di Socrate che porrà le domande, perché il metodo di Socrate sappiamo che era quello Il metodo maieutico, certo. eutico, sì, pronto, Senta, mi fa parte senta. lì, come si può dire, non ho una parola a caso, quella di far partorire, diciamo, di rinascere di fronte a noi stessi, insomma, l'atto creativo del pensiero, ecco. Va bene, tutto chiaro. Insomma, aspettiamo a questo punto, innanzitutto parlando di cose concrete e attuali, i risultati, la scrittura drammaturgica che verrà elaborata da questo interessantissimo laboratorio in tre puntate, da lei guidato e che costituisce una delle grandi novità dell'edizione 2024 del Mythos Festival. Sì, mi permetta di aggiungere, probabilmente useremo anche l'intelligenza artificiale per generare dei
pezzi di questa, di questo testo teatrale, ma a scriverlo poi sarà Giovanna Cordova, e con la sua sensibilità e la sua esperienza, insomma, cioè alla fine è così che sarà, insomma. Va bene? La ringrazio molto e ci risentiremo sicuramente per parlare per tracciare un suo bilancio sul risultato finale di questo bel esperimento. Va bene, grazie, saluto tutti.